rosario, Gianluca ha detto che si perde un rosario una volta al mese, due volte al mese non succede nulla, anche per non creare confusione. Essere qui con voi, mi chiamo Gianluca, ho 50 anni, sono fratello Laio, ecco, e sono dal 2013 che sono assistente dell'OSS, di Fraternità Locali, e ne ho avute progressivamente tre nel Lazio, perché stavo a Roma, e adesso in questi anni, da quando sono venuta all'Aquila, me ne sono rimaste ancora due nel Lazio, in due conventi di due frati, uno da penso una quarantina d'anni che non ci sono più i frati, e un altro invece dal 2015 siamo andati via. E poi ecco, il provinciale poi mi ha chiesto ecco, di venire qui, ecco, insomma. E poi ho collaborato tanti nel Lazio, ho collaborato sempre con il Consiglio regionale, e adesso qualche cosa anche, man mano che ci conosciamo, anche con il ministro e almeno alcuni consiglieri, perché sono di San Pio Decimo, quindi siamo lì all'Aquila, insomma. No? Quindi, ecco. E per me a posto. Codice rosso rientrato, a posto, cioè Sua Eccellenza celebra la messa. Sì, okay. Ecco. Quindi per me questa esperienza, quando ho cominciato a fare l'assistente, stavo in una fraternità conventuale, la prima fraternità, dove tra l'altro c'era una tradizione che l'assistente sulla fraternità si incontrava quattro volte tutte le settimane più una domenica al mese, e tutte le volte ce ne doveva campare una che dovesse mancare l'assistente almeno. Quindi piano piano, però l'esperienza è stata ecco che noi francescani, quindi tutti noi, siamo nati, le tre famiglie insomma sono nate dal costato trafitto del Serafico Padre San Francesco, quindi o insieme camminiamo verso il Signore oppure insieme saremo condannati a scomparire. Quindi per me di fare 100 passa chilometri per andare nel Lazio tre volte al mese oppure venire qui non conta, perché siamo una famiglia, e quindi è non solo è bello, ma è necessario, come per voi ma anche per me, per i miei confratelli, che camminiamo insieme ecco sulla via che il Signore ci ha chiamato a percorrere sulle orme di San Francesco. Quindi ecco, poiché siamo una famiglia, ecco, le difficoltà che ci possono essere non sono, fanno parte di tutte le difficoltà che ci sono in qualsiasi famiglia, quindi insieme siamo chiamati a camminare, e non possiamo farlo ecco dove non c'è cioè fisicamente può esserci, che magari in un convento dove non c'è una fraternità OSS, c'è una fraternità OSS e non ci sono più frati, questo va benissimo, ma questo senso sempre di camminare insieme, di essere famiglia, perché ci completa, ecco. Poi il Signore a voi in qualche modo ha fatto, anche se può sembrare, un'altra grazia, perché nel momento in cui noi siamo andati via, anche in maniera un po' rocambolesca, ecco, però il Signore vi ha affidato un compito particolare. Ecco, voi adesso, se non sbaglio, nella diocesi siete l'unica presenza francescana, quindi avete una grandissima responsabilità, perché voi siete i testimoni di Francesco in questa diocesi. E in questo aureo libro, che sono le vostre costituzioni, si parla al numero 102, ecco, le fraternità erette in una chiesa parrocchiale cerchino di cooperare nell'animazione della comunità parrocchiale, della liturgia e delle relazioni fraterne, e si integrino nella pastorale d'insieme con preferenza per le attività più conciliari alla tradizione e alla spiritualità francescana secolare. Ecco, quindi, e poi tutto, diciamo, gli ultimi numeri delle costituzioni, cioè dal 98 al 100, il titolo che il gruppo di questi articoli si chiama In comunione con la famiglia francescana, va bene, e con la Chiesa. Quindi, ecco, come vivere da francescani secolari in una realtà che storicamente non è più francescana, ma portatori, testimoni di questa presenza. Non c'è bisogno di grandi cose, perché magari le nostre forze non sempre ce lo permettono, ma ecco, sicuramente con la testimonianza della nostra fraternità, del nostro incontrarci, del nostro pregare insieme, del nostro volerci bene, ecco, di dare testimonianza di carità reciproca, ecco, di volerci bene. Quindi, anche come le altre realtà parrocchiali, ecco, di dare questo apporto. E poi proprio la responsabilità è un dono, anche sicuramente oltre alla responsabilità, di essere testimoni di San Francesco in tutta la diocesi di Sulmona-Valma. Quindi insomma è un grande compito che il Signore vi affida, ma sicuramente vi darà anche le grazie per portarlo avanti, ecco. Quindi
non ci dobbiamo spaventare di fronte a un impegno apparentemente così grande. Quindi, sì. Una grande responsabilità, veramente. Certo, certo. Però insomma, se il Signore ci chiama a qualcosa, vuol dire che poi ci darà i mezzi e ci aiuterà. Sta a noi prenderli e poi ci proviamo, insomma, poi noi ci soccorrerà. Ecco, l'importante è, ecco, che cerchiamo di essere, ecco, di essere già, penso già lo siete, e sempre di crescere nell'unità, perché il diavolo dove mette lo zampino, non vuole fare il padre Rio della situazione, però dove mette lo zampino quando si è uniti, perché un diavolo vuol dire divisore, quindi se trova qualche gruppo unito, una fraternità unita, prima o poi ci mette. Io mi sono trovato quando stavo nel Lazio, c'è un convento in provincia di Roma che era stato trasformato, penso negli anni 60-70, come casa del terziario, e poi insomma alla fine ci si è messo un gruppetto di terziari di diverse fraternità che facevano vita comune. Dopo 10 anni facciamo un po' di riflessione, un po' di insomma di un certo punto, dopo 10 anni, 10, quindi tutte cose che potevano essere uscite prima, devo cominciare a dire: ah, tu mi hai fatto questo, tu mi hai fatto questo, mamma, c'è un amicizio che mamma non c'è, uguale, capito? Però e di 5 che erano, ne sono rimasti 2, capito? Capito? Però per dire come il diavolo ha fatto, diavolo è potente. Grazie a Dio tutte le persone che stavano bene, ah no, la macchina che l'ho comprato insieme, una macchina usata 10 anni fa, e io ci ho messo 8 euro, allora rivoglio la mia quota, ma quella macchina dopo 10 anni, già l'usata, te la rivendi, grazie a Dio che ti paga il passaggio di proprietà e non devi, capito? Cioè proprio cose poi di persone che stavano più che bene, perché poi conoscevo, capito? Però come il diavolo poi entra nelle cose, ecco, quindi questo qui. Poi ecco, sì, noi dobbiamo prepararci a questo evento del capitolo della fraternità, che è un evento di grazia, non ci dobbiamo preoccupare che il capitolo, cioè il consiglio è già, mi sembra già, sì, però perché tante fraternità un po' in tutta Italia, col fatto del Covid che ha rallentato gli incontri, le cose, quindi è normale che si siano accavallate. Anche questo è un evento di grazia, il capitolo dove ci si prepara con la preghiera, perché poi vedrete che gli incontri che faremo, oltre alla preghiera formale dei Vespri, sono anche un'espressione di preghiera, ecco, con la condivisione stessa della parola di Dio, insomma, di quello che ci aiuta a vivere, ecco, in un clima di preghiera. Quindi la preghiera, da un lato è bello anche giustamente approfondirla, rifletterci sopra, ma va naturalmente vissuta, perché pregando si impara a pregare, insomma, come... Sapete, i nostri piccoli, quando eravamo piccoli, come abbiamo imparato a parlare, perché i nostri genitori, le persone intorno ci hanno parlato, e piano piano uno si impara, poi certo dopo scuola approfondisci, studi, ma la base era imparata vivendola, e così anche con la preghiera, ecco, quindi la viviamo e poi ci faremo, presteremo attenzione. Ecco, poi c'è una notizia, ha portato l'indicazione alla ministra, ecco, è tardi, è molto avanti, ecco, però nel 2024 ci sarà il capitolo generale del terzo ordine francescano, e il ministro generale, che è un signore ungherese, si chiama Tibor Kausler, è sposato, ha dei figli, non mi ricordo quanti, e ha fatto una proposta che è stata accolta dal Consiglio generale, che nel 2024, nel mese di novembre, proprio mi sembra dal 14 al 16, adesso non mi ricordo bene, ci sarà un capitolo delle stuoie. Voi sapete, San Francesco, no? Un giorno aveva donato a Santa Maria degli Angeli tanti frati che dormivano sotto delle caparucce, per questo stuoie, no? Ma era un clima così di santità, di amore fraterno, che rimasero tutti stupiti, anche San Domenico, che passava di là, che era amico con San Francesco, quando vide questa cosa rimase stupito. E quindi quando i francescani si incontrano per dialogare insieme, al di là del capitolo elettivo, ma per il dialogo, per la preghiera, per vivere insieme, si parla di capitolo delle storie, e quindi tutti i francescani del mondo convergeranno a Roma, quindi se Dio vuole che ci saremo nel 2024, possiamo pure pensare un giorno di fare magari una cavalleria, ecco, insomma, quindi questo qui, ecco. Non so perché mi era venuta voglia di pizza. E quel giorno era, mi sembra, il 26 marzo, per le maestre vie Filippini, era festa, perché era la festa della Santa Lucia Filippini, e allora la sera ci mandano, ma ci hanno chiamato tipo a
metà pomeriggio, mi dice, ah, stasera non preparate niente perché vi mandiamo la pizza. E dico, vedi signori, dico, diciamo, voglia di pizza, e me la fate avere, no? E poi l'altra volta, questa a giugno, è morta all'improvviso il mio papà. No, io ricevo una telefonata, dico, ma signore, come sarebbe stato? Poi non sa, sì, era acciacchi, le data, gli uvali, però insomma, niente che facesse presagire, no? E dico, signore, ma mi sarebbe dovuto stare lì, anche poi di comporlo io, come faccio con i miei con fratelli, così dico. Poi però subito è stato, dico, il signore mi ha donato una serenità, io non solo non ho pianto né niente, così ho detto, guarda, signore, tu sai e come fai? Fai bene, io mi rimetto nelle tue mani. E poi mi ha fatto ascoltare, sempre in quel mese di giugno, una parola che ha detto, dice, ecco, due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nessuno cade a terra che Dio non lo vuole, quindi voi valete più di molti passeri. Ha detto, signore, io sto proprio nelle tue mani, sono tranquillo e sereno, tu hai risposto così e vuol dire che sai se per tutti quanti la famiglia era la situazione più, era la cosa migliore, tu sai qual è risposto e quindi io sto a posto. Questi sono doni di grazia che il Signore ci fa. E allora, da questo meravigliarci sempre di questo che ci fa il Signore, ecco, possiamo, poi nasce il nostro ringraziamento. Che uno dice, ma guarda, ma chi te lo fa fare tutte queste cose, questa delicatezza? E dico anche, mi rendo conto, anche dico, mamma mia, quanto sono in grado, perché veramente se fossi proprio attento alle tue premure, ecco, sarei proprio. Il ringraziamento. Per noi francescani il ringraziamento ha una chiave in più. Non è soltanto dire grazie e riconoscere i benefici che abbiamo ricevuto, benissimo, ma c'è una cosa in più. Si chiama la restituzione. Allora, noi di solito quando uno riceve un regalo, una cosa buona, ringrazia e se lo tiene. Sì, poi sappiamo che se c'è qualche regalo di troppo che non ci piace, non sappiamo dove mettere, poi lo riceviamo in qualche circostanza, sperando di non ridarlo a chi ce l'ha fatto. Ecco, se anche su qualche sui social, sui telefonini, si vede qualche cosa, a volte si insegnano anche come riciclare i regali, va bene. Però insomma, di solito invece il Signore, e questo ce l'ho insegnato l'esperienza di San Francesco, che dice dobbiamo restituire a Dio ogni lode, ogni onore, ogni gloria, ogni bene. Ecco, tutto il bene che fa attraverso di noi, che fa attorno a noi, ce lo dona perché noi possiamo fare altro del bene e restituirlo, di modo che noi rimaniamo proprio poveri, nudi di fronte al Signore. San Francesco tante volte ci mette in guardia dal fare attenzione a non appropriarci del bene che facciamo. E San Francesco dice, nostri non sono se non i peccati. E Padre Mariano da Torino, Padre Mariano della televisione, che molti di voi ricordano, sì, aggiungeva, oltre ai peccati, anche la malattia. Gli acciacchi sono l'unica cosa nostra. Ecco, poi tutto il resto viene dal Signore. Ecco, quindi tutto il bene che riceviamo noi lo restituiamo al Signore. Non solo gli diciamo grazie, ma nel dirgli grazie lo rimettiamo nelle sue mani. Un po' come la parabola dei talenti, no? Che fanno? Signore dà a ciascuno secondo le sue capacità, quindi con tanta delicatezza dà a ciascuno i suoi talenti, e poi quando ritorna dopo il viaggio racconta, loro ecco li restituiscono, poi sarà lui a dire teneteli, ecco, ma sono loro, dice, tu mi hai dato 5 talenti, io l'ho fatti fruttificare e te ne do 10, no? Ecco, questo qui è la logica della restituzione. Attenzione. Papa Francesco nel 2017 c'è stato un incontro delle famiglie francescane con il Papa e così dice, no? Una caratteristica della vostra spiritualità è quella di essere una spiritualità di restituzione a Dio. Tutto il bene che c'è in noi e che noi possiamo fare è dono di colui che per San Francesco era il bene, tutto il bene è il sommo bene, e tutto va restituito all'Altissimo Onnipotente Buon Signore. Lo facciamo attraverso la lode. Lo facciamo quando viviamo secondo la logica evangelica del dono che ci porta a uscire da noi stessi per incontrare gli altri e accoglierli nella nostra vita. Ecco, quindi tutto, ripeto, il bene che viviamo, che riceviamo, è tutto dono di Dio. E noi, ringraziandolo, riconosciamo che questo viene da Lui. Non è, non solo non è merito nostro, ma è proprio, sì, ci ha voluto donare di tutto e di più. Ecco, e quindi a maggior ragione poi, se pensiamo alla grazia del suo amore.
Quindi questo è importante. E poi se pensate, no? Questo ci ho pensato varie volte, tipo, vedi, ecco, San Francesco, no? Nella morte che fa? E che noi viviamo anche, no? Nel momento della morte, restituiamo a Dio tutti noi stessi, anche il nostro corpo, la nostra vita terrena, perché quella spirituale, no? Perché quella è eterna, è già eterna, no? Ma noi in quel momento di passaggio è il massimo della povertà e il massimo del dono, perché di fronte all'amore di Dio che ci ama così immensamente, gli possiamo veramente dire eccomi, non solo come lo cantiamo, no, eccomi, ma e come l'abbiamo detto in tanti passaggi nella nostra vita, ma viviamo proprio tutto noi stessi, che un dono che in altri momenti, in altri passaggi non possiamo mai fare, chiaramente, perché il corpo ci serve per vivere, perché sennò, ecco, insomma, ma viviamo tutti noi stessi, ecco, quindi dono come restituzione, ecco. E poi il dono quindi diventa il ringraziamento, restituire vuol dire anche diventare missionari, annunciatori, perché quello che noi abbiamo ricevuto lo restituiamo a Dio donandolo a nostra volta agli altri, quindi annunciando la fede, ecco, vivendo ognuno nel suo piccolo, non è che ci dobbiamo fare chissà grandi cose, ognuno sa il suo ambiente, ecco, ma essere testimoni della nostra, dell'amore del Signore, ecco, negli ambienti dove viviamo, lì dove si trova tutto, quando andiamo a fare la spesa o in famiglia, o in quella situazione, o andando una mano in parrocchia, come il Signore ci chiama, siamo chiamati a testimoniarlo. E adesso, spero che non ci annoiamo, però facciamo un esempio, leggiamo un testo di Don Tonino Bello che ci aiuta a vivere l'avvento. Voi sapete Don Tonino Bello, questo grande francescano secolare, vescovo, non so se avete, qualcuno ha visto magari la foto della sua tomba, ecco, è una grande pietra in un piazzaletto del cimitero, tutta una rivola intorno, ma sopra c'è scritto Vittorino Bello, terziario francescano, e poi c'è scritto vescovo più piccolo, capito? Prima però c'è scritto terziario francescano, quindi proprio come sentisse questo suo essere e appassionato proprio questo dono che aveva ricevuto dal Signore di essere membro di una fraternità, che poi forse avrà potuto vivere poco, soprattutto quando era diventato vescovo, chiaramente, però come è stata la sua identità profonda, prima di tutto era quella di essere terziario francescano, poi tutto il resto, e tra l'altro un po' di orgoglio credo che fosse terziario francescano dei Cappuccini, perché lì al paese suo, adesso non mi ricordo, vabbè, c'è il convento dei Cappuccini, quindi sono proprio erano vicini di casa, insomma, quindi lo possiamo sentire ancora più nostro con un po' di campanilismo, ecco, insomma. Ecco, questo qui è un testo vecchio di Don Tonino Bello, che è molto, insomma, questo non ricordo, si chiama è Maria Donna dei nostri giorni, dove proprio incarna la Madonna che condivide la nostra esistenza quotidiana, cosa che lei ha fatto, insomma, tutta la sua vita, no? Ecco. Però ci sono tanti spunti perché ci fa riflettere sulla, ecco, su che cosa è questo senso, la gioia, il ringraziamento, e quindi poi diventa missione, no? Sentiamo che ci dice, io forse farò qualche commentino così, ma poi ecco, è lui che parla, ecco, veramente. La vera tristezza non è quando a sera non sei atteso da nessuno al tuo rientro in casa, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita. E la solitudine più nera la soffri non quando trovi il focolare spento, ma quando non lo vuoi accendere più, neppure per un eventuale ospite di passaggio. Quando pensi, insomma, che perché la musica è finita e ormai i giochi siano fatti e nessun'anima viva verrà a bussare alla tua porta e non ci saranno più né soprassalti di gioia né una buona notizia, né trasalimenti di stupore per una improvvisata. Attendere, ovvero sperimentare il gusto di vita. Hanno detto addirittura che la santità di una persona si commisura nello spessore delle sue attese. Forse è vero. Se è così, bisogna concludere che Maria è la più santa delle creature, proprio perché tutta la sua vita appare cadenzata dai ritmi gabbiosi di chi aspetta qualcuno. Ecco, voi capite che allora qui il dono della fede che abbiamo ricevuto fa la differenza, perché è vero, noi umanamente possiamo ritrovarci soli, magari non lo siamo mai stati, però ci possiamo ritrovare per tante circostanze soli, e la solitudine sicuramente si fa sentire, e magari, ecco, però ecco, la fede ci dice che
c'è qualcuno, anche che magari umanamente non viene nessuno a bussare alla nostra porta, ma c'è qualcuno che bussa alla porta del nostro cuore e che ci sta vicino. Allora capiamo che nonostante la sofferenza che ci può procurare la solitudine fisica, ecco, non siamo soli, ecco. Abbiamo un Papà in cielo, abbiamo la Madonna, ecco, c'è tutto, c'è la Chiesa Celeste, dove ci sono anche i nostri cari, che ci aiuta, che ci accompagna. Quindi, ecco, anche la nostra solitudine acquista un senso perché diventa offerta al Signore. Ecco, la solitudine o altre situazioni di amarezza, di delusione, no? Ecco, quindi capiamo, ecco, che veramente già con il dono della fede il Signore ci ha fatto un grande dono. E del resto della preghiera che conosciamo tutti, no? Ti adoro, che si dice al mattino, ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio per avermi dato un fatto cristiano. Ecco, quindi, ecco, mettiamo oltre al dono della vita il dono della fede. E qui adesso descrive un po' che cos'è l'attesa della Madonna, come l'ha vissuta questo fremito. Con il contrassegno iniziale con cui il pennello di Luca l'ha definita, la identifica, è carico di attese. Promessa sposa di un uomo della casa di Davide, fidanzata cioè. A nessuno sfugge a quale messe di speranze e di batticuori faccia allusione quella parola che ogni donna sperimenta come preludio di misteriose tenerezze. Prima ancora che nel Vangelo venga pronunciato il suo nome, di Maria si dice che era fidanzata, vergine in attesa di Giuseppe, in ascolto del frusciare dei suoi sandali sul far della sera, quando, profumato di legni e di vernici, egli sarebbe venuto a parlare dei suoi sogni. Ecco, il Vangelo di oggi, no? Poi è un poeta, Don Tonino, che vede quali immagini, ecco. Ma anche nell'ultimo fotogramma con cui Maria si congeda dalle scritture, essa viene colta nell'obiettivo dell'atteggiamento di attesa. Lì nel cenacolo, siamo negli Atti degli Apostoli, al piano superiore, in compagnia di discepoli, in attesa dello Spirito Santo. In ascolto del frusciare della sua ala sul fare del giorno, quando, profumato di unzione e di santità, egli sarebbe disceso sulla Chiesa per additarle la sua missione di salvezza. Vergine in attesa all'inizio, madre in attesa alla fine. Vedete come anche una vita che ha avuto tanti tratti sorprendenti come quella della Madonna, ma poi a un certo punto il Signore l'ha messo dinanzi 30 anni di silenzio, un po' di meno, perché poi magari dall'Egitto sono stati un periodo qua in Egitto, sono tornati, però diciamo una 25 anni, un quarto di secolo, in silenzio, ecco, dove sembrava che tutto quello che era successo attorno alla nascita di Gesù, qui rifletteremo adesso nel periodo di Natale, non fosse servito a nulla, perché improvvisamente poi ritorna alla vita ordinarissima a Nazareth, la bottega, un figlio da crescere, una vita come tutte le altre. Ecco, proprio a Nazareth c'è una fontana, no? Una chiesa che ci sono gli ortodossi, dove c'è il cosiddetto pozzo di Maria, perché si dice che l'angelo incontrò Maria mentre andava la prima volta, mentre andava al pozzo, cioè conduceva la vita ordinaria come tutti, ecco, per dire, no? Quindi, e come la continua. Poi dopo Gesù inizia il ministero pubblico, ma capite che pure lì la Madonna ha grande fede, perché ha condiviso tutto col figlio, ma tante cose non le capiva, no? E quindi pensiamo che ha vissuto con quando c'è stata la passione. Quindi, ecco, in questa vita così semplice, ecco, eppure lineare, e poi c'è stata, ecco, Maria ha sempre saputo rimettersi a quello che faceva il Signore. E nell'arcata sorretta tra queste due trepidazioni, una così umana e l'altra così divina, cioè il fidanzamento con Giuseppe e la croce, 100 altre attese struggenti. L'attesa di lui per 9 lunghissimi mesi. L'attesa di adempimenti legali festeggiati con frusto di povertà e gaudi di parentela, presentazione al tempio, no? L'attesa del giorno, l'unico, che lei avrebbe voluto di volta in volta rimandare, in cui suo figlio sarebbe uscito di casa senza farvi ritorno mai più. L'attesa dell'ora, l'unica per la quale non avrebbe saputo frenare l'impazienza e di cui prima del tempo avrebbe fatto traboccare il carico di grazia sulla mensa dell'uomo. L'attesa dell'ultimo rantolo dell'unigenito inchiodato sul legno. L'attesa del terzo giorno, vissuta in veglia solitaria davanti alla roccia. Quindi l'ultima cena, la crocifissione e la risurrezione. Attendere, infinito del verbo amare. Anzi, nel vocabolario di Maria, amare all'infinito. Vedete che bello, la nostra attesa della vita, anche quando non capiamo, però è un'occasione anche quella di
amare, di vivere l'amore di Dio. E qui diventa un po' una preghiera. Santa Maria, Vergine dell'Attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono. Vedi, le riserve si sono consumate. Non ci mandare ad altri venditori. Riaccendi nelle nostre anime gli antichi fervori che ci bruciano dentro, quando bastavano dal nulla per farci trasalire di gioia. L'arrivo di un amico lontano, il rosso di sera dopo un temporale, il crepitare del ceppo che d'inverno sorvegliava gli entri a casa, le campane a stormo nei giorni di festa, il sopraggiungere delle rondini in primavera, l'acre odore che si sprigionava dalla stretta dei frantoi, le cantilene autunnali che giungevano dai palmenti, l'incurvarsi tenero e misterioso del grembo materno, il profumo di spigo che rompeva quando si preparava una culla. Ecco, vedete come queste descrizioni sono, è la vita quotidiana. Io avevo un confratello che amava, un fotografo dilettante, non che fosse un grande fotografo, ma che aveva come cosa di cercare la bellezza ovunque. E lui dunque andava, un particolare insignificante, si metteva lì e faceva le foto, ripeto, poi quando è morto un po' qualche ne abbiamo dovuto buttare perché quella era sfogata, quella così, quella va a capire, vabbè, insomma, però c'era questa cosa di cogliere ovunque, lui faceva una passeggiata e vedeva anche magari nella città che apparentemente può sembrare più brutta, vedeva un raggio di sole che illuminava un particolare di un palazzo, vedeva un fiorellino che cresceva così, di quelle erbette anche infestanti, e sapeva cogliere la bellezza in tutte le cose, no? E a volte può essere un esercizio, no? E magari ci affacciamo dalla finestra così, e però, che ne so, veramente come dice qui, il rosso del cielo, poi uno se qui si può affacciare dal lato dei monti, insomma i paesaggi non mancano qui, ecco, insomma. Anche una cosa più insignificante, ecco, veramente imparare a cogliere, e questo ci dice anche la presenza di Dio, l'azione di Dio, credo c'è la bellezza, sì, sì. Quindi, di cogliere tante cose, no? Ecco, capito, un suono, magari ascoltare una radio, una cosa bella, una televisione, ecco, nella bellezza cogliamo la cosa di Dio, e queste piccole cose quotidiane alla portata, non è che dobbiamo andare chissà dove, cioè che ce l'abbiamo a portata di mano, abbiamo anche in casa, insomma, ecco, ecco lì, vediamo, ecco, ci fanno stupire e ci aiutano a ringraziare il Signore, a elevare a Lui la nostra mente e il nostro cuore. Se oggi non sappiamo attendere più è perché siamo a corto di speranza, se ne sono disseccate le sorgenti, soffriamo una profonda crisi di desiderio e ormai, paghi dei mille surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla neppure da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate col sangue dal Dio dell'alleanza. Ecco, qui si riferisce alla vita eterna, a tante cose, ecco, e non aspettandoci più nulla, e anche questo qui sembra che non ci interessi, e oggi proprio un pericolo è che il Vangelo sembra non interessare più. Cioè non c'è opposizione al Vangelo come c'era una volta, c'è disinteresse. Santa Maria, donna dell'attesa, conforta il dolore delle madri per i loro figli, che usciti un giorno di casa non sono tornati mai più, perché uccisi da un incidente stradale o perché sedotti dai richiami della giungla, perché dispersi dalla furia della guerra o perché risucchiati dal turbine delle passioni. Perché travolti dalla tempesta del mare o perché travolti dalle tempeste della vita. Ecco, questa è una preghiera che fa poi, come citava anche da situazioni particolari, ecco, però, ecco, che possiamo fare nostra, ecco, per invocare il dono della pace, perché, ecco, nella guerra in atto, nelle guerre in atto, quante mamme, quante famiglie distrutte, ecco, diceva, proprio l'ho sentito su Radio Maria, che riportava nel notiziario di Radio Vaticana, con i soldati russi ne sono morti 83.000, capite? Di giù, quindi tutti, quasi tutti i giovani, capite che vuol dire, che numero, ecco, capito? Quindi da una parte e dall'altra, ma ecco, Santa Maria, Vergine dell'Attesa, donaci un'anima a vigiliare. Ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo che profeti dell'avvento. Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al mondo, che si sente già vecchio. Portaci finalmente, alba e cetra, perché con te, mattiniera, possiamo svegliare l'aurora. Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti. Facci capire che non basta accogliere, bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione, attendere è sempre segno di speranza. Rendici perciò ministri dell'attesa, e il Signore che viene, Vergine dell'Avvento,
ti sorprenda anche per la tua materna con la complicità con la lampada in mano. Ecco, perché viviamo l'avvento, voi sapete che l'avvento si divide una parte dall'1 al 16, poi dal 16 al 17 comincia la novena di Natale, e dall'1 al 16, ecco, riflettiamo su quando il Signore verrà e sul nostro incontro con Lui. Ecco, quindi per questo mette questa doppia preghiera con la lampada accesa. Ecco, quindi vediamo come ci incoraggia a vivere, ecco, dalla nostra vita quotidiana, lì dove siamo, abbiamo tante cose per cui rimanere a bocca aperta, ringraziare il Signore, ecco, e affidarci a Lui, perché poi quando vediamo questa presenza del Signore, anche il fidarsi di Lui, la fiducia, l'abbandonarsi a Lui diventa più semplice. E anche poi quando ci vengono la tristezza, perché magari per gli acciacchi, per quello, per quell'altro, oppure per situazioni anche più, e poi ecco, gli chiediamo aiuto, perché Lui ci aiuterà poi ad affidarci a Lui. E anche lì possiamo dire, ecco, dico, vedi Signore, Tu mi fai l'onore di partecipare un pezzettino della Tua croce, ecco, e quindi attraverso questo non solo di camminare con Te, ma anche di capire quanto Tu mi hai voluto bene, ecco, pensa Tu quanto mi hai voluto bene, che hai sopportato ben più per me. Ecco, quindi, ecco, questo qui è un po' il cammino che ci offre l'Avvento e che possiamo vivere, ecco, di fronte al presepe in questi giorni, in questo tempo di Natale, ecco, quindi questo qui è un po' il cammino che possiamo appunto vivere. Quanto tempo abbiamo? Abbiamo 10 minuti, se qualcuno magari vuole condividere qualcosa, anche così a caso è un po' difficile, ecco, insomma, no? Ecco, ma questo Signore, veramente questa gioia, questa meraviglia che ci dà.